Dopo aver sorpreso per la sua capacità di raccontare i giovani con i primi della lista e fino a qui tutto bene, Rowan Johnson affronta il tema della gravidanza in età adolescenziale, raccontando la vicenda di Kate e Ferro che fanno alla vigilia della maturità questa scelta coraggiosa e un po' incosciente di tenere un bambino quando sono ancora un po' bambini pure loro. Piuma racconta quindi con intelligenza e leggerezza i mesi dell'attesa, i dubbi che inevitabilmente affiorano, le difficoltà che sono soltanto il preludio di ciò che avverrà quando ci sarà un bebè, il caos che si scatena in famiglia e il processo di adattamento dei due ragazzi che implica la rinuncia a quelle cose che i loro coetanei hanno appena iniziato a godersi. Il regista anglo-toscano parte da due futuri genitori per dipingere un quadro familiare ampio e credibile, con tanti personaggi accattivanti, anche se a rubare la scena è soprattutto Sergio Pierattini, nei panni del papà un po' esaurito ma molto spiritoso di Ferro. Manca un po' di spessore nella scrittura e forse paradossalmente i personaggi più adulti sono caratterizzati in maniera più efficace rispetto ai due giovani protagonisti, ma il film è agile, pieno di dialoghi brillanti e si lascia guardare con piacere e tanta tenerezza.